Come avviene la registrazione di un farmaco per una malattia rara e quali sono le possibilità poi di utilizzarlo prima ancora della sua registrazione quando il bisogno terapeutico, come quasi sempre succede, è molto elevato? Ce lo siamo fatti spiegare da un vero esperto, dal professor Melazzini, per diverso tempo, come tutti sanno, a capo dell'AIFA e oggi invece direttore scientifico della Fondazione Maugeri. L'abbiamo incontrato a Milano in occasione dell'incontro nazionale Economia e Politica del Farmaco e delle Tecnologie Sanitarie. Professor Melazzini, a livello europeo cosa si fa per agevolare la registrazione dei farmaci per le malattie rare? Quali sono i meccanismi principali? Fondamentalmente la norma europea è estremamente molto attenta a garantire nel momento in cui c'è una potenzialità che possa essere messa a disposizione dei pazienti con malattie rare o malattie orfane, si innesca un meccanismo prima di tutto che parte da quello che è la domanda e l'eventuale riconoscimento di designazione orfana tramite la valutazione con il Committee Orphan Medical Product, o nel caso si trattasse di una terapia avanzata col CAT, col Committee Advanced Therapy, eccetera, e poi a cascata seguono tutto. C'è anche da dire che nel momento in cui c'è quel processo di identificazione di una priorità che può essere anche arrivare a un early access, si innesca il processo di quel famoso PRIME, cioè di Priority Medicine. C'è anche da dire però che la cosa estremamente importante per quanto riguarda a livello italiano, che noi abbiamo la possibilità, indipendentemente di tutto, di avere delle norme. Parallelamente a tutto ciò che è il processo regolatorio autorizzativo che fondamentalmente deve seguire, ma c'è la possibilità sull'utilizzo dell'uso compassionevole, quindi col DM del settembre 2017, con la norma che ti favorisce la 648, quindi con l'inserimento anche in 648 e infine anche per quanto riguarda il fondo del 5%. Quindi diciamo che il paziente, diciamo, a fronte di un potenziale non eccessivamente forte dal punto di vista numerico, ma a fronte di un potenziale qualitativamente presente come potenziali molecole, eccetera, sicuramente la norma viene incontro al bisogno del paziente. La norma aiuta. Senta, professore, queste cose stanno funzionando, cioè il numero di farmaci per le malattie rare disponibili per i pazienti sta aumentando e sta aumentando rapidamente? Diciamo, sta aumentando, non sono sempre tantissime, ma ricordiamoci di quanto è una nicchia di questi pazienti affetti da una patologia rara. Molti sono bambini, molti hanno un impatto di tipo, diciamo, il meccanismo patogenetico legato a una trasmissione genetica, ma nello stesso tempo ci sono anche nel caso in cui il meccanismo si tratta di patologie genetiche, codificate geneticamente, c'è la possibilità, come ad esempio nell'atrofia spinale muscolare, di un farmaco, di un oligonucleotide antisenso che ti può permettere di affrontare tutto questo percorso anche, diciamo, con risultati estremamente positivi. Poi c'è tutta una terapia genica che sta arrivando per questi bambini, ci sono tutte le terapie avanzate chimeriche come le CAR T per alcune emopatie, ma che potenzialmente si allargheranno. Quindi il campo delle malattie, diciamo dei potenziali agenti terapeutici sulle malattie rare c'è. Potenzialmente implementato. Sì, professor, c'è solo un piccolo inconveniente in tutto questo tsunami di tecnologia che per fortuna sta arrivando, perché questo è ovviamente un fatto positivo, positivo innanzitutto per i pazienti, ed è il costo di questi farmaci e la sostenibilità per il sistema. Già oggi, se non ricordo male, circa il 20% del budget farmaceutico va per farmaci per le malattie rare, forse anche qualche punto in più. Ecco, come farà il sistema sanitario nazionale italiano, il sistema universalistico, a reggere questa ondata? Perché di questo si tratta. Come faremo? Ci sono delle idee, delle proposte, delle cose che secondo lei sono fattibili oppure si vivrà un po' così alla giornata, farmaco per farmaco? Allora, qui è il punto fondamentale, accessibilità
verso la sostenibilità. Allora, diventa fondamentale la nuova governance della farmaceutica, del farmaco, perché con gli strumenti attuali ottimi eccetera, ma come si vede c'è una lievitazione della spesa per quanto riguarda la sostenibilità, ma nello stesso tempo c'è una grande possibilità con quanto riguarda il fondo per i farmaci innovativi, oncologici o non, che sono stati anche nell'ultima legge di bilancio riconfermati. Questa è la sfida, ma senza governance non si potrà fare nulla di nuovo. Rimarremo sempre in questo limbo, diciamo, in cui difficilmente si può sostenere questa spesa. Mettere in atto tutta una serie di cose, recuperare risorse dalla genericazione, dalla quello che sono l'utilizzo dei biosimilari, eccetera, però non è sufficiente.